Un tuffo nel passato che ci porta a 2000 anni fa, all'interno di una villa romana dell'antica cupra marittima. Questo grazie ad un'altra apertura straordinaria del cantiere di restauro del Ninfeo, scoperto a fine degli anni 70 sul lato ovest della Statale 16. Due gruppi di visitatori hanno potuto godere in anteprima dei risultati dello straordinario lavoro finanziato dal Ministero e gestito dalla Soprintendenza Marche Sud, il tutto con la collaborazione del Comune di Cupra Marittima. Siamo particolarmente felici di questa opera di restauro che ormai si sta concludendo, perché appunto consente, oltre che di valorizzare l'opera, di allungargli la vita. E quindi è nostro dovere cercare di mantenere, oltre che far conoscere e divulgare, ma anche mantenere questi beni che abbiamo avuto in eredità dal passato. È una giornata di scoperta perché abbiamo riaperto in seguito ai restauri degli affreschi il Ninfeo di Cupra, che è un nostro fiore agli occhielli, diciamo che è il gioiello, perché è un ambiente quasi totalmente intatto che si è conservato di una villa marittima, quindi sulla costa, perché anticamente dove è oggi l'Adriatica, rumorosa, c'era invece la costa del mare, quindi si sentiva un altro rumore, il suono delle onde, e proprio sulla costa c'era in questo caso, in questo punto, ma probabilmente lungo tutta la costa della città di Cupra Marittima, l'antica Cupra romana, e c'erano questi ninfei che erano delle stanze per il riposo, in cui c'erano dei giochi d'acqua, erano affrescate, erano naturalmente ville nobiliari, quindi di persone ricche. La villa marittima romana che ospita il Ninfeo ha una vita che parte almeno dal primo secolo d.C. e giunge al IV secolo. Ma non era soltanto un luogo di riposo fronte mare con fontane e giochi d'acqua. La struttura alle mie spalle originariamente doveva essere la pars fructuaria della villa, cioè la parte produttiva. Oltre ad essere una villa destinata all'ozio del proprietario, chiaramente metteva a frutto quelli che erano i terreni attorno e produceva quindi il frutto del raccolto, in questo caso probabilmente della spremitura dell'uva o delle olive. Ma dal restauro degli affreschi nell'abside si è scoperto che probabilmente il mestiere del proprietario della villa era legato al commercio del pesce, perché sullo sfondo azzurro si notano creature marine e barchette con sopra dei pescatori. Ovviamente dopo la pulitura ci siamo resi conto che comparivano dietro appunto all'abside delle piccolissime immagini, ma veramente molto graziose, che stavano a testimoniare quello che era appunto il lavoro ipotetico del proprietario di questa villa, per cui un pescatore. Ci sono delle piccole barchette, ci sono dei pesci ed anche tutto ciò che concerne appunto l'acqua e il mare. Figure che sono riemerse come per magia davanti agli occhi stupiti dei visitatori dopo un leggero colpo di spugna. Ma dietro a queste nuove scoperte c'è stato un lavoro non semplice da parte delle restauratrici. Uno degli elementi che ha causato più danni sicuramente è stato un intervento che è stato fatto probabilmente subito dopo lo scavo, che ha previsto l'utilizzo di materiali non idonei per questo tipo di manufatto. In particolare probabilmente sono stati usati dei protettivi che non lasciavano traspirare la muratura e quindi creavano un film, e in questo caso avendo noi un manufatto all'interno, diciamo, sotto il livello stradale, quindi quasi un seminterrato, con presenza di molta umidità, questo strato filmogeno impediva all'umidità di uscire dalla superficie, e quindi i sali non avevano la possibilità di cristallizzare in superficie e si sono creati degli spanciamenti, oltre che una decoesione dello strato di supporto. Ora, grazie alle nuove tecniche utilizzate e alle loro sapienti mani, le pareti stanno tornando quasi al loro antico splendore, pur conservando il naturale passaggio del tempo.
È stato un restauro conservativo, ossia abbiamo cercato di mantenere quelle che sono le strutture dell'opera integre e quindi anche con il passaggio del tempo e quindi anche con la pellicola storica, che è molto importante che rimanga per far vedere il passaggio del tempo. Il ninfeo, di forma quadrangolare, prevedeva sui lati lunghi una coppia di piccole nicchie. Nella parte inferiore, invece, era stata ricavata una vasca di raccolta. Gli affreschi laterali, raffiguranti un basso zoccolo marmoreo e tappezzerie gialle e rosse, incorniciavano uno spazio animato da numerosi giochi d'acqua. E quindi si scopre molto della vita di quel tempo e molto la suggestione che proviamo entrando in questo ambiente, è come ritornare indietro di 2000 anni. Insomma, un paese tutto da scoprire e in tutte le stagioni. Anche il prossimo weekend porterà grande visibilità alle bellezze archeologiche di Cupra Marittima, grazie alle giornate FAI d'autunno. Quindi sabato e domenica 12 e 13 ottobre sarà possibile visitare, grazie alle giornate del FAI, quindi con gli amici del FAI, nello specifico FAI Giovani di San Benedetto, fare la visita al parco e vedere anche le ultime scoperte degli ultimi scavi archeologici di cui avevamo parlato qualche settimana fa all'interno della sala consiliare, perché pioveva, non era possibile vedere. Quindi sabato e domenica 12 e 13 ottobre sarà possibile vedere ciò che è stato scoperto di recente, quindi vi aspettiamo.